Titolo nel mirino della settimana con Enrico J, spazio che dedichiamo sempre a un titolo in particolare da inserire in watchlist, e allora lo vedete in sovrimpressione, insomma lo conosciamo tutti, Poste Italiane. Perché hai scelto questo titolo oggi, Enrico? Dunque, Poste Italiane, il titolo, beh, insomma, c'è poco da dire su Poste Italiane, è scelto perché è un titolo che è appunto solidissimo, super patrimonializzato, gli italiani formichine e campioni del mondo del risparmio, Poste è una cassaforte a tutti gli effetti, fatturato molto alto, capillarizzazione su tutto il territorio, può beneficiare della risalita dei tassi perché eroga chiaramente è ormai una banca, non andiamo più in Poste per spedire una lettera, no? Andiamo in Poste per fare operazioni che facevamo in banca prima. E quindi credo sia un titolo interessantissimo a livello fondamentale. Poi, ovviamente, a livello grafico, è uno dei tanti titoli che ha perso tantissimo dai massimi di fine anno e quindi potrebbe effettivamente beneficiare come forse anche più di altri titoli di questo rimbalzone di cui parlavamo. E a tal proposito, se sei d'accordo, possiamo Certo, anche quindi iniziare a insomma a livello vedere. fondamentale la solidità è un po' della serie Too Big to Fail, no? Un titolo Beh, insomma, se ovviamente. fail Poste, ce ne andiamo quindi Appunto, under the appunto. bridge sotto un ponte. Ecco, Se fail perfetto. Poste, Benissimo, abbiamo trovato ok. anche il motto della giornata. Allora, ottimo, assolutamente sì. A livello grafico, da quale partiamo? Weekly o daily, Enrico? Partirei dal daily perché c'è effettivamente una figura molto pulita, ci riferiamo a una figura di trading range o congestione, chiamiamola come vogliamo, che è quel rettangolo che ho evidenziato, ossia dopo una fase da inizio anno di discesa, d'area 12,50 circa, Poste arriva a 7,50, quindi va a perdere 5 euro su 12, quindi va a perdere quasi il 40%, e a quel livello vediamo come sulla base del rettangolo per ben 4 volte il titolo, testando quel livello, area 7,60 circa, abbia rimbalzato. Quindi quello è un livello nel quale gli investitori dicono a 7,60 Poste conviene comprarla. A questo serve l'analisi tecnica, a tradurre, a Sì. scoprire, a interpretare quello che fanno gli investitori. E ora vediamo come Poste, questo è il grafico ovviamente aggiornato a ieri sera, questa mattina sta facendo, mi sembra, un più 4 se non sbaglio addirittura, quindi sta, come appunto vediamo, sovraperformando abbondantemente l'indice e ha la sua resistenza, quindi la parte alta del rettangolo, in area 8,65. In questo momento, mentre parliamo, Poste fa più 4,39 e quota 8,40 euro. 5 centesimi. Quindi si Ok. avvicina a quella resistenza. Ecco, la rottura di quella resistenza, quindi andare a fare una chiusura, ovviamente non oggi, non lo reputo molto probabile, ma domani o nei prossimi giorni sopra 8,65 potrebbe dare il là alla definitiva inversione e andare come primo target a prendere i 10 euro che sono vicini senza resistenze per poterli andare ad acchiappare, tra virgolette. Quindi Ok. sopra 8,65 credo che Poste possa dare una svolta di medio periodo. E credo lo testimoni anche il time frame weekly, dove andiamo a evidenziare altri due livelli chiave. Ossia andiamo a evidenziare la trend line dinamica, quella in basso, che fa da supporto di lungo periodo. Quindi abbiamo il minimo pandemico a sinistra, poi a ottobre del 2020 il supporto viene retestato e poi vediamo come vada sulla parte destra del grafico a coincidere con la base del nostro rettangolo evidenziato prima, che qui ho messo in rosso. E la rottura al rialzo di quel rettangolo significherebbe anche la rottura della trend line, in questo caso quella che parte dall'alto, la trend line dinamica ribassista, che fa anch'essa da resistenza. Quindi in sostanza abbiamo nel basso un doppio supporto che sembra convalidare quanto detto prima, e nella parte alta abbiamo una doppia resistenza che si è rotta, quindi sopra 8,65. Potrebbe dare il là per andare anche velocemente, secondo me, in Sì. Ok, area 10 euro come target. questo
Quindi insomma, visto che adesso poi passeremo ad altri titoli, però questo è il titolo nel mio della settimana, Poste lo mettiamo in watchlist ed è un titolo su cui puntare non mi piace, la parola puntare ovviamente perché mi rimanda un Su po' cui al porre gioco, ecco, attenzione. su cui porre attenzione. Facciamo le poste apposte. Ok, perfetto. Allora, Poste Italiane in watchlist nel titolo del mirino della settimana che entra, diciamo, a far parte del pacchetto dei titoli che settimanalmente andiamo ad analizzare con Enrico J. Grazie, naturalmente, Enrico, è a disposizione per qualsiasi altra informazione più dettagliata.